regole che dall'1 al 5 e poi dal 5 all'1 che l'uomo dovrebbe tenere. Un luogo tra due parentesi, dove poter fermare, dove poter riflettere, dove poter in qualche maniera ritrovare se stessi. Io spero che oltre a essere un luogo tra due parentesi dove trovare, ritrovare se stessi, ritrovare la spiritualità, possa essere anche una proposta col punto esclamativo. Cioè col punto esclamativo significa è importante, lo ripeto, oggi sollevarsi e dire no, io ci sono, posso nel mio piccolo granello dare qualcosa anche agli altri e posso dare una opportunità in questo nuovo sviluppo sociale, culturale, economico. Psicologiche dell'educazione e della formazione e dell'ECE, Europea Center of Education, che hanno riconoscimenti a livello italiano e europeo, quindi si è costituita un'accademia per la formazione, per la ricerca, per gli studi e anche per la promozione di questa cultura umanistica. Io direi neo-umanistica, lo ripeto, perché la società del XXI secolo è molto differente dalla società che abbiamo vissuto nel XX secolo. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che questo rintocco che abbiamo sentito è la voce benedicente della campana, un pezzo di ferro o qualche chilo di bronzo e l'opera del vento trasmettono il suo suono lontano. È quasi una fusione come quella che ha dato vita, ha dato forma allo strumento, e spero questo rintocco vada molto lontano, oltre la nostra valle, anche nelle valli, nei comuni vicini, sia da una parte sia dall'altra, perché è stato nominato il parco, abbiamo l'oasi di Costa Fibreno, non meno ricca di bellezze e di storia, ma ecco, io vorrei auspicare che questa iniziativa nella quale il dottor Presutti ha creduto e ha impegnato tanta parte delle sue risorse anche mentali diventi in questa montagna una sorta di rampa, una rampa di lancio di un missile poderoso quale quello che ha il propellente della cultura, della storia, dell'arte, della bellezza. Quindi auguri a questa iniziativa e grazie per avermi invitato. Dell'umanismo, del nuovo umanismo, ho parlato anche dal dottor Presutti che è qui in sala, ed è una campana che è stata fusa recentemente, che porta e lancia dei messaggi nuovi di centralità dell'uomo, di rispetto dell'aspetto ambientale, in una zona dove l'ambiente, il famoso buffo, la famosa scelta che era sinonimo di civiltà nell'antica terra, aveva principalmente in erba,
il simbolo della sapienza, e guai chi, diciamo, toccava un dito e l'animale che era la civetta. Due sinonimi che si cogliono molto bene, e di conseguenza in questa campagna c'è una sinistra particolare. Soltanto per rilevare un aspetto che non avevo prima rilevato, la completezza di questo libro, perché parte dalla campana medievale e arriva alla campana ultima giunta dal Dio, come si è accennato, quella che auspica, annuncia l'avvento del nuovo umanesimo, che si vuole che parta dal Dio. È un gesto nobile della famiglia Presutto, che vede in sala, e vorrei dire soltanto, vedrete i disegni e leggerete le iscrizioni che stanno su questa campana, che è l'ultima nata ad Alvito e quindi completa un arco di 700 anni e più di storia campanale. Dicevo, è una campana intonata alla nota Fa, la quale è la radice del verbo fascere, del verbo fare, e quindi suscita e consente di esprimere l'augurio che si faccia veramente questo auspicato nuovo umanesimo partendo dalla comunione ucraina. Grazie.